Venerdì 7 dicembre 2007, nella sede dell'antica Compagnia del Paiolo in Piazza della Signoria a Firenze, si inaugurano contemporaneamente due mostre personali, quella della scultrice Amalia Ciardi Dupré e quella del pittore Cesare Novi. Entrambe le mostre si concluderanno sabato 29 dicembre e saranno visitabili nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Sarà il commendator Giuliano Borselli, presidente dell'antica Compagnia del Paiolo, a presentare i due artisti ai nostri telespettatori. Sai, dunque, questi due artisti non hanno bisogno di presentazione. Io qui accanto c'ho l'Amalia Ciardi Dupré, la più grande artista della Toscana. Inquadratela bene perché è bravissima. Io non ho parole per dire lei, non sono nemmeno competente, però io l'ammiro da quello che fa e poi c'ho molta affezione per lei, è molto gentile. Quando vado a trovarla sempre anche nello suo studio, perché c'è tanta di quella bella roba. L'altro è Cesare Novi, e direi è più conosciuto lui a Parigi e a Firenze, però è socio di Paiolo, no, oltre ad essere socio è vicepresidente del Paiolo, quindi è anche un'autorità. E poi vedranno, perché chi viene a vedere, perché ci sono di belle sculture e di bei quadri per fare. Ecco, prima di lasciarti, Giuliano, sappiamo che in questi giorni la tua attività è ancora più frenetica di quanto lo sia negli altri giorni dell'anno, perché stai preparando la grande festa prenatalizia. Sì, veramente, sì. Ora, dunque, oggi è venerdì, ma il prossimo sabato, il 15, di consueto a Villa Viviani, come tutti gli anni, noi siamo sempre affezionati in quei luoghi, c'è la scena degli auguri con i nuovi paiolanti. Quest'anno ci sono, non lo voglio dire perché ci sarà la stampa che lo dice e poi la tua ripresa e va bene, quindi poi non stavo a commentare. Quindi direi che ha un gran successo, perché è già 15 giorni e il salone è pieno. Mi dispiace perché i paiolanti sono tanti, ma il locale più che 150 persone non tiene. Quindi andiamo sui completi. Fortunati i 150 che potranno parteciparvi. Ora il microfono doverosamente passa a Amalia Ciardi Dupré per presentare le sue opere ai nostri telespettatori. Tanto il VIP mi sembra sia il carissimo Giuliano Borselli, perché senza di lui credo che tutto sfumerebbe. No, io sono una piccola partecipazione. Le mie sono œuvre de chevet, piccole piccole, e quindi sono qui per compagnia. Ma non nient'altro. Bene, e ora invece sarà Cesare Novi a presentare invece la sua più consistente numericamente mostra dell'antica Compagnia del Paiolo. Dunque, questa sarebbe la terza mostra che faccio al Paiolo. E di solito sono abituato a farla fuori, a fare delle esposizioni fuori. Qui mi sento un po' più coinvolto perché sono tutti amici, sono tutti pittori, e quindi la mia pittura, al confronto di tanti pittori professionisti, mi intimidisce. Posso dire questo, che per me questa pittura è una pittura che mi sono trovato per caso molto tempo, ormai 40 anni fa, ho cominciato a farla, è stata come una liberazione, cioè un modo per diventare più sereno nei momenti di riposo e uscire dalle preoccupazioni professionali che a volte erano molto 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 pesanti da sopportare. Quindi, poi pian piano ho visto che questi quadri piacevano, soprattutto all'estero, dove forse sono meno legati alla tradizione toscana e quindi sono più vicini alla pittura naif, e ho avuto anche delle soddisfazioni. Sono felice di essere qui insieme ai miei amici e spero che i miei quadri possano essere graditi e possano piacere anche qui a Firenze. Pier Francesco Listri, nella brochure di invito alla mostra, ha tratteggiato i lineamenti di entrambi i protagonisti delle mostre con uno scritto critico per una brochure molto molto pregnante, impegnativo. Non le solite frasi di circostanza che spesso purtroppo si trovano nelle brochure, ma una critica seria, una presentazione critica molto partecipata. Ma vedi, anche noi cronisti siamo stimolati a seconda della qualità, e questa volta la qualità è molto alta. Le cose di Novi
sono delle operette, ognuna delle quali contiene un'assoluta sintesi dell'intelligenza, uno straordinario gusto e anche una sorta di malinconia sotto un'apparenza abbastanza festosa di case, di situazioni urbane, di marine, eccetera. È stato definito un naif, sì, un naif se volete, ma un naif molto colto, quindi un naif che traduce l'innocenza dei naif per trasformarla in un compasso mentale di straordinaria eleganza. Insomma, un pittore vero. Quanto all'amica Charles Dupré, naturalmente che discende per gli lombi dalla grande tradizione dupreiana, grandissima scultrice. Si sarebbe voluto vedere più opere, ma qui in fondo la festa era soprattutto per noi. Quindi la Charles Dupré ci ha dato un assaggio di quelle tante cose che tra classicità e fede religiosa distinguono la sua mossa tormentata ma insieme elegantissima scultura. Fra il numeroso pubblico anche Nara Paloscia, moglie di Tommaso, ultimo presidente prima di Giuliano Borselli dell'antica compagnia del Paiolo. Beh, prima di parlare lei direi una cosa. Qui la Nara viene sempre, eh? Sì, insomma sì. C'è sempre il nome di Paloscia. Sì, io gli dicevo questo e lo dico apertamente a tutti. Ci manca tanto al Paiolo Tommaso Paloscia. Io faccio il presidente ma mi sacrifico perché non ho le spalle un po'. Si sentiva quindi, bene a te la parola. Tra gli amici, insomma, tutti i pittori. Insomma, veniva volentieri e io continuo a venire anche se non c'è più questa grande famiglia che è un po' la tua famiglia. Sì. Bene. Sì. Sono in compagnia del professor Domenico Viggiano, vicepresidente dell'antica compagnia del Paiolo, e di Giuliana Signorini che ha curato l'allestimento della mostra. È stato un piacere, diciamo, allestire questa mostra perché ogni quadro è un paesaggio ma che ispira anche tante fantasie e tante fiabe. In un mondo molto difficile questo è bello da vedere ed è stato veramente un piacere allestirla. Un paesaggio di sogno, un mondo che è scomparso, che forse è rimasta nella nostra anima. Bellissime le opere di tutti e due artisti. La Charles Dupré è più drammatica perché strutturalmente è nata come scultrice, il Cesare Novi è un uomo di cultura, lirico, e c'ha questo sogno bellissimo che ci ha trasmesso, quindi mi auguro che tutti vengano a vederla perché merita un momento di pace, di tranquillità e forse di speranza. Concludiamo il servizio dalla sede dell'antica compagnia del Paiolo in Piazza della Signoria a Firenze con il professor Riccardo Sardarelli, presidente della sezione artisti della compagnia. Prima di passare a lui il microfono, vi ricordo che le due mostre personali di Amalia Charles Dupré e di Cesare Novi si concluderanno il 29 dicembre e saranno visitabili tutti i giorni della settimana, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19. È il mio ruolo, in occasione dell'inaugurazione di una mostra qui in sede, è soprattutto quello di salutare e dare il benvenuto agli artisti espositori, chiunque essi siano. Stasera è un saluto molto speciale perché questi due artisti meritano veramente, diciamo, fanno onore alla sezione artisti, ciascuno per ragioni diverse, per storie diverse, per forme d'arte diverse. Ed è proprio la diversità di questi due artisti che fa di questa una mostra veramente interessante. Diversità di artisti che costituisce forse una novità. Sembra forme d'arte agli antipodi, però arte vera. Da una parte pittura, e non mi soffermo perché l'Istria ha detto cose più specifiche in merito all'estetica, e scultura vera, arte vera, tecniche vere di sempre. Come presidente ringrazio questi due artisti di averci onorato con una loro mostra. Aumentata ma insieme elegantissima scultura. Fra il numeroso pubblico anche Nara Paloscia, moglie di Tommaso, ultimo presidente prima di Giuliano Borselli dell'antica compagnia del Paiolo. Beh, prima di parlare lei direi una cosa.
qui la Nara viene sempre, eh? Sì, insomma, sì. C'è sempre il nome di Paloscia. Sì, io gli dicevo questo e lo dico apertamente a tutti. Ci manca tanto al Paiolo Tommaso Paloscia. Io faccio il presidente, ma mi sacrifico perché non ho le spalle un po'. Quindi a te la parola. Tra gli amici, insomma, tutti i pittori, insomma, veniva volentieri e io continuo a venire anche se non c'è più. Questa grande famiglia che è un po' la tua famiglia. Sì. Bene. Sì. Sono in compagnia del professor Domenico Viggiano, vicepresidente dell'antica compagnia del Paiolo, e di Giuliana Signorini, che ha curato l'allestimento della mostra. È stato un piacere, diciamo, allestire questa mostra, perché ogni quadro è un paesaggio ma che ispira anche tante fantasie e tante fiabe. In un mondo molto difficile questo è bello da vedere ed è stato veramente un piacere allestirla. Un paesaggio di sogno, un mondo che è scomparso, che forse è rimasta nella nostra anima. Bellissime le opere di tutti e due artisti. La Charles Dupré è più drammatica perché strutturalmente è nata come scultrice, il Cesare Novi è un uomo di cultura, lirico, e c'ha questo sogno bellissimo che ci ha trasmesso, quindi mi auguro che tutti vengano a vederla perché merita un momento di pace, di tranquillità e forse di speranza. Concludiamo il servizio dalla sede dell'antica Compagnia del Paiolo in Piazza della Signoria a Firenze con il professor Riccardo Sardarelli, presidente della sezione artisti della Compagnia. Prima di passare a lui il microfono, vi ricordo che le due mostre personali di Amalia Ciardi Dupré e di Cesare Novi si concluderanno il 29 dicembre e saranno visitabili tutti i giorni della settimana, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19. È il mio ruolo... in occasione dell'inaugurazione di una mostra qui in sede è soprattutto quello di salutare e dare il benvenuto agli artisti espositori, chiunque essi siano. Stasera è un saluto molto speciale perché questi due artisti meritano veramente, diciamo, fanno onore alla sezione artisti, ciascuno per ragioni diverse, per storie diverse, per forme d'arte diverse. Ed è proprio la diversità di questi due artisti che fa di questa una mostra veramente interessante. Diversità di artisti che costituisce forse una novità. Sembra forme d'arte agli antipodi, però arte vera. Da una parte pittura, e non mi soffermo perché l'Istria ha detto cose più specifiche in merito all'estetica, e scultura vera, arte vera, tecniche vere di sempre. Come presidente ringrazio questi due artisti di averci onorato con una loro mostra.